Ecco, buongiorno carissimi utenti, avete visto la scenografia qui allo stadio di Montemiletto da parte dei tifosi del Banzano, qui nelle immagini i quali sono giunti in massa. Intanto c'è un minuto di raccoglimento, ricordiamo la partita appunto Giovani Banzano contro Real San Felice, un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell'ex presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Questo minuto di raccoglimento, ricordiamo la partita gruppo Giovani Banzano della squadra di Montoro contro Real San Felice, un'altra squadra di Montoro, è un derby che però si gioca fuori dalle mura, playoff per accedere alla prima categoria. Carissimi utenti, la squadra Giovani Banzano condivisa nero-azzurra, mentre la squadra del Real San Felice condivisa arancio. Leggiamo subito le formazioni: Giovani Banzano, gruppo Giovani Banzano, Langella, Del Vacchio, De Stefano, De Maio, 9 gol all'attivo, Milano, Capriolo capitano, Faggiano, Giliberti, Natale 22 gol, Troisi vice capitano 12 gol, Bagnara in panchina, Vietri, D'Urso, Penna, Francesco Penna, Tucci, Vignola, Troisi, Zarra, allenatore Casalis, presidente della Ragione, vicepresidente Penna, massaggiatore Serpico. Mentre per quanto riguarda il Real San Felice, Gialletta, De Simone, Sessa, Russo, Toma, De Martino, D'Amore, Musella, Lanzara 12 gol all'attivo, Yallov 16 gol in campionato, Faggiano, Angelo, poi in panchina abbiamo Rega, Trotta 11 gol, Galtieri, Barbarisi, Ricciardelli, Dorsi, Aliberta, allenatore Alfredo Arnone, presidente Doniaco, detto all'arbitro Ragosa, massaggiatore Eugenio Arnone. Al momento dovrebbe iniziare la partita, l'arbitro De Angelis della sezione con le immagini di Nocera Inferiore dovrebbe fischiare l'inizio di questa gara playoff per accedere alla prima categoria. Intanto continuano i fumogeni qui allo stadio di Montemiletto, inizia la squadra del gruppo Giovani Banzano, inizia la gara, gruppo Giovani Banzano in azione, pallone sulla terra sinistra, proprio il capitano, poi c'è un tackle da parte di Real San Felice che insiste con il suo attaccante Lanzara, ma la palla termina fuori, rimessa laterale a favore della squadra nerazzurra. Nerazzurri che avanzano, pallone che viene riconquistato da Troisi, vice capitano nerazzurri in azione di gioco, ed ecco Del Vacchio, il lancio in profondità, pallone che termina però fuori, rimessa laterale a fuori della squadra ospite, della squadra del Real San Felice. Pallone in profondità, si gioca a Montemiletto il derby di Montoro per accedere alla prima categoria. Intanto i nerazzurri in azione, attacco, attenzione, fallo su Natale, 22 gol all'attivo, ecco le immagini. Natale, l'uomo leader in questo campionato per il Banzano, una storia alle spalle da parte della squadra nerazzurra, nata nell'85, 1985, punizione. Punizione, batte la squadra del Giovani Banzano, Giovani Banzano in azione, punizione. Intanto il tifo qui si incrementa col passare delle ore, sul pallone De Maio e Capriolo, vediamo chi batte, uno dei due. Ci prova De Maio, c'è una barriera piena per il Real San Felice, De Maio, il sinistro. Tiro finale, pallone che però viene ribattuto, ripreso dal Real San Felice che adesso approfondisce il gioco e si lancia in contropiede in avanti, lancio in profondità, pallone proprio per il giocatore Yallov, la sfera viene riconquistata ancora una volta dalla squadra di noi in azione, i nerazzurri che riescono a coprire molto bene in difesa, pallone di nuovo ai nerazzurri, attenzione c'è un contrasto con De Stefano in azione, adesso De Stefano, pallone per Faggiano, sfera all'indietro, si batte con il proprio capitano Capriolo, ottimo lavoro svolto in difesa, ed ecco appunto De Stefano, perde palla
Attenzione, la riconquista poi il giocatore De Simone, il lancio in profondità, sfera che termina fuori. Fondo area, quando abbiamo superato i 3 minuti e 6 secondi di gioco, il risultato è fermo sullo 0-0 in questa finale playoff tra Gruppo Giovani Banzano e Real San Felice. Batte il portiere Langella. Il lancio, pallone a centrocampo, fermato da Real San Felice, di nuovo in azione poi De Stefano. Tiro finale, attenzione all'improvviso da parte del giocatore Lanzara. Sfera che termina al lato, a fondo area. Batte appunto Langella. Langella ha rappresentato in questa stagione la massima garanzia in porta. Il lancio in profondità, pallone oltre il centrocampo. Di nuovo in azione i nerazzurri che avanzano, però perdono palla, riconquista che si porta in avanti Real San Felice. Cerca una triangolazione. Il destro, l'esterno destro da parte di Faggiano, Angelo Faggiano, termina fuori. Ecco, ricordiamo che ci sono due Faggiano, quindi Angelo Faggiano per il Real San Felice e Mario Faggiano per il gruppo Giovani Banzano. Nero Azzurri in azione, bravissimo, molto bravo in questo caso con lo stop di petto, l'appoggio di classe da parte di Natale. L'esterno destro poi di Mario Faggiano termina fuori. Intanto vedete anche i giovani qui alzano gli striscioni. Davvero un pubblico ricco. Ecco, vedete come continuano a tifare in azione. Giliberti, pallone a centrocampo. Nerazzurri in azione, pallone per De Stefano, sinistro, Tegal, pallone in profondità da parte di Mario Faggiano, il piatto destro termina le braccia del portiere Giarletta. Si riparte con Real San Felice in azione. Deviazione da parte di Del Vacchio, in azione di gioco ancora i nerazzurri, ma il Real San Felice continua a tirare da parte di Iallo, sfera che termina fuori, rimessa laterale. Rimessa laterale per i nerazzurri. Lancio in profondità, sfera che viene fermata dal giocatore De Simone, pallone per Toma, il lancio in verticale, sfera fermato da De Stefano, palla a centrocampo, giovani gruppo Balzani in azione, Russo, perde palla, c'è un fallo secondo l'arbitro, punizione. Abbiamo superato i 6 minuti e 30 secondi. Vedete come i giovani tifosi del Banzano continuano a... Attenzione, lancio in profondità. Pallone che però viene fermato dal giocatore Del Vacchio, fondo area. Batte il portiere Langella. Lancio in profondità. Di nuovo in azione il capitano Capriolo, nelle immagini, Capriolo. Il capitano nero-azzurro, lancio in verticale. Bravissimo, bravissimo, molto bravo tecnicamente Troisi, molto bravo nelle immagini. La sua giocata di classe ha permesso di potersi lanciare verso l'area di rigore, è stato atterrato, punizione. Ricordiamo che Troisi, vice capitano, ha realizzato ben 12 gol, il goleador di questa squadra è Natale, il centravanti numero 9 con 22 gol, poi c'è De Maio con 9 gol che gioca con il numero 4, centrocampista
Intanto pallone in area di rigore, sfera che però non viene sfruttata in toto, ottima però l'idea da parte dei nerazzurri. La palla termina le braccia del portiere Giarletta. Pallone a centrocampo, di nuovo in azione D'Amore. Pallone per De Simone, ci prova l'interno destra. Ancora De Simone, nerazzurri in azione, il tunnel, molto bravo Natale, poi la palla per Mario Faggiano, c'è un errore in questo caso a centrocampo, viene la palla fermata dalla squadra del Real San Felice. Il bravo, molto bravo in questo caso Troisi, però l'arbitro fischia una punizione. Intanto il tifo incita i Beniamini, i propri Beniamini. Diallo sul pallone, l'appoggio fermato, i nerazzurri avanzano, svetta di te, nerazzurri in azione, attenzione c'è un fallo. Giarletta, l'interno destro. Pallone oltre il centrocampo. Nerazzurri avanzano. Mario Faggiano in azione. Ancora Mario Faggiano. L'apertura verso l'area di rigore. Secondo l'arbitro è posizione regolare di Natale. Tra le contestazioni del pubblico. Punizione. Batte Toma. Real San Felice in azione. Nerazzurri che recuperano palla. Ottima giocata da parte di Maio, bravissima a centrocampo, si svingola molto bene a centrocampo, poi viene atterrato a punizione. Nelle immagini di Maio, anche lui protagonista in questa stagione. De Maio sul pallone. Pallone raso terra per Capriolo, la fase avanzata di Nerazzurri. De Stefano, pallone, il tiro finale in area di rigore, palla che piomba direttamente le braccia del portiere. Giarletta, Grasse e Vinicius in azione. De Maio, pallone arretrato. De Stefano, Mario Faggiano. Sposta l'asse del gioco sulla destra. Lancio in profondità, pallone in area di rigore per Natale. Interviene Giarletta che blocca. Giovani Banzano vicino al gol. Russo. Russo, pallone in orizzontale. In area di rigore Real San Felice, il cross viene fermato. L'idea di Lanzara svanisce, però il pallone termina fuori, ottiene un corner. Quindi Real San Felice che batte dal corner. Dalla bandierina che prova appunto Angelo Faggiano. Il cross in area di rigore per Iallo sul pallone. Il cross di Iallo, perde palla e i nerazzurri scatta il contropiede. Il lancio in profondità da parte di Giliberti, sfera che termina fuori. Rimessa laterale. Real San Felice in azione.
il lancio in verticale, pallone bloccato dai nerazzurri. Troisi e Natale cercano di avere la meglio, la palla viene fermata, passaggio arretrato per De Stefano, la finta di Mario Faggiano viene fermata da D'Amore, pallone in area di rigore, fuori gioco da parte di Lanzara, quindi il Banzano applica anche il fuorigioco, batte appunto Capriolo, la sfera per De Maio, poi abbiamo De Stefano, ancora De Maio, De Stefano, c'è un disguido tra i due giocatori, pallone che termina fuori, rimessa laterale. I nerazzurri conquistano sfera, bravo De Maio, pallone per Mario Faggiano, la sfera in orizzontale. Pallone fuori. Pallone in area di rigore, sfera in out, nerazzurri in azione, Rias San Felice in azione, pallone per De Stefano. Capriolo lancia in profondità, si cerca una fuga. Deviazione. Punizione. C'è un fallo, punizione, intanto partita giocata in modo molto determinato da tutte e due le compagini che tendono giustamente di ottenere un proficuo risultato sul campo. Punizione. Sul pallone De Maio, occasione propizia per la squadra del Banzano di poter passare in vantaggio, ci prova De Maio, sul pallone l'arbitro De Angelis di Nocera Inferiore misura la distanza, vediamo cosa succede. Il sinistro di De Maio, pallone in area di rigore, vicino al gol, il Banzano, vicino al gol e poi svetta di testa, vicino al gol il Banzano, i nerazzurri stavano per passare in vantaggio, intanto l'arbitro ferma il gioco, Troisi l'autore di questo colpo di testa. Abbiamo superato, carissimi utenti, i 16 minuti e 9 secondi, fondo area. Batte il portiere Giarletta, il lancio a centrocampo, Mario Faggiano svetta di destra, pallone per De Maio, De Maio, bravissimo De Maio, grande lancio per Natale in area di rigore, la palla è uscita secondo l'arbitro fuori dal rettangolo di gioco. Pallone fermato dai nerazzurri, molto bravi in questo caso a rubare palla. In area di rigore, Troisi. Tiro finale, vicino al gol. La squadra nerazzurra. E intanto il Real San Felice scatta il contropiede. Pallone da parte di Lanzara che viene fermato poi da numero 5 Toma che ferma il giocatore giallo. Un'azione ideata da Lanzara. Thank you.
rimessa laterale. Pallone in area di rigore, sfera ribattuta. Attenzione, a terra il numero 10 Troisi. Vediamo cosa succede. E l'arbitro poi ferma il gioco. Si ferma il gioco. Rimessa la punizione, si riparte da centrocampo. Ed ecco appunto Capriolo, pallone in area di rigore. Traversa! Vicino al gol! Il gruppo Giovani Banzano. Grande azione di gioco, degna di nota. Ci ha provato adesso Bagnara. Bagnara vicino al gol. Grande iniziativa, lodevole, in area di rigore. La conclusione, la coordinazione giusta di Bagnara. Ancora Bagnara sul pallone. Bagnara in azione. Grande Bagnara, grande cavalcata. Ancora Bagnara, il cross. Pallone piazzato al centro. Tiro finale di De Maio. Applausi del pubblico. Un'azione condotta alla grande da parte di Bagnara sul laterale destro. È stato lui a effettuare una cavalcata davvero incredibile e piazzare la palla al centro. Un altro giocatore di elevati doti tecniche insieme a Troisi e Natale. Quindi gruppo Giovani Banzano vicino al gol, fondo area, Gialletta. Nerazzurri in azione. Pallone sul laterale destro, c'è l'avanzata, pallone per Bagnara, in due tempi recuperano i nerazzurri, ottima cavalcata da parte del Vacchio, cerca il pallone al centro dell'area di rigore, sfera che però viene fermata, Real San Felice che attacca, sfera per Lanzara, Lanzara sul pallone, ancora Lanzara, secondo l'arbitro c'è un fallo punizione. Punizione, batte Capriolo, ci ha battuto pallone in area azzurra in azione. Pallone sul laterale destro, Del Vacchio, sfera per De Maio, la palla orizzontale per De Stefano, Mario Faggiano, bravo Mario Faggiano, l'interno destro, la sua terra per Troisi, la sfera trova destinatario il centrocampista Giliberti che però viene fermato. C'è un fallo, punizione. Punizione secondo l'arbitro. Risultato fermo sullo 0-0 quando abbiamo superato quando mancano ormai 20 minuti alla fine, poco più di 20 minuti alla fine del primo tempo. Intanto Real San Felice che attacca, nell'azzurro in azione, coprono molto bene l'area di rigore, Giliberti sul pallone, pallonetto per Troisi. Sfera per De Stefano, pallone in area di rigore, fallo, punizione, si ferma il gioco. Punizione, sul pallone c'è il numero 8 Musilla. Musella sul pallone, di sinistro ci prova, Musella cerca di piazzare la palla al centro dell'area di rigore, Musella sul pallone, il sinistro di Musella, pallone in area di rigore, interviene Lancella che blocca, però l'arbitro fischia un fallo in area di rigore, punizione a fuori di nerazzurri. Punizione. Il lancio di Lancella. Che l'anno prossimo, che l'anno
Tiro finale, attenzione! Grande parata al tiro di Lanzara, che sta cercando lui stesso in attacco, perché praticamente è l'unico giocatore tecnico per il Real San Felice di poter trovare una soluzione tecnica al gol. L'ha trovata, però risponde molto bene il portiere Lancella del Giovani Banzano, risponde molto bene con riflessi rapidi e immediati, e abbiamo il corner. Corner, attenzione, il sinistro, pallone in area di rigore. Real San Felice che di nuovo si rende insidioso e pericoloso. Intanto il giocatore a terra, si ferma il gioco. Corner per la squadra del Real San Felice. Il sinistro. Ci prova il Real San Felice. Vediamo cosa succede. Pallone fermato, nerazzurri che in realtà lanciano il pallone in profondità e coprono molto bene in area di rigore, si riparte sulla sinistra. Il cross, deviazione, palla fuori. Di nuovo corner per il Real San Felice, pallone in area di rigore, Yarlov perde palla, i nerazzurri di nuovo si lanciano in avanti con Natale, però vengono fermati. La sfera in area di rigore, fallo secondo l'arbitro, punizione. Punizione. Lancio di Lancella in profondità, pallone a centrocampo, di nuovo la sfera per Bagnara, si sposta l'asse del gioco, palla che viene persa nei razzurri in azione, il lancio in avanti, giocatore, due giocatori a terra, ma soprattutto qui ai limiti dell'area di rigore, l'arbitro ferma il gioco. Rimessa laterale battuta dai nerazzurri, che però riconsegnano la sfera all'indietro al portiere Giarletta. Il lancio di sinistro, pallone oltre al centrocampo. Svetta di testa la squadra con il giocatore Angelo Faggiano, pallone che termina a lato, rimessa laterale. De Stefano. Nerazzurri in azione. Pallone in profondità. Sfera fermata ai limiti dell'area di rigore. Palla per De Simone. Iello sul pallone. Nerazzurri in azione, in verticalizzazione del gioco, pallone in area di rigore per Bagnara, blocca il portiere Giarletta. Ottimo intervento di Milano, pallone al portiere. C'è uno scontro, fallo, punizione. Punizione per i nerazzurri. Punizione per gruppo Giovani Banzano. Capriolo sul pallone. Il sinistro. Pallone in area di rigore, c'è una deviazione, l'arbitro decide per il corner.
l'arbitro De Angelis, ecco le immagini di Nocera Inferiore. Nerazzurri in azione, il sinistro, vicino al gol la squadra del Banzano, però l'arbitro fischia un fallo all'interno dell'area di rigore e punizione. Il lancio. Iallo sul pallone, sera che termina fuori, rimessa laterale, Sessa, fermato il pallone da Milano. Rimessa laterale. Nerazzurri in azione, c'è un fallo. Punizione. Batte il Real San Felice. Palla respinta. Pallone in area di rigore. La triangolazione con Lanzara, però la sfera viene ripresa da Mario Faggiano. Atterrato, attenzione, Natale, per l'arbitro è punizione. Nerazzurri in azione, la punizione è battuta, palla fermata. Cerca Natale di svincolarsi, la palla però termina fuori, rimessa laterale. Nerazzurri in azione. Palla per Troisi. Fallo, punizione. Pallone ai limiti, palla fermata da De Stefano, Mario Faggiano. Punizione, fallo. Nerazzurri in azione, batte appunto Capriolo sul pallone. Le immagini, pallone rasso a terra per Milano. Sfera a centrocampo, la triangolazione. Verticalizzazione del pallone. Palla fermata dal Real San Felice che avanza. Passaggio arretrato. Quindi Mario Faggiano ed ecco appunto Troisi. Bagnara, il cross in area di rigore, Faggiano, sfera di battuta, poi c'è una spinta, regola del vantaggio secondo l'arbitro. De Maio, l'apertura,
Vediamo l'arbitro cosa decide. Gruppo Giovani Banzano, il sinistro qui su telesport.nemo, collegati nelle immagini. Rete, Gruppo Giovani Banzano passa in vantaggio. I nerazzurri passano in vantaggio con De Maio, che sarà a quota 10 in questa stagione. Ed è 1-0 a favore del Gruppo Giovani Banzano. E in questo momento il Real San Felice gioca con 10 uomini in campo. Si dovrebbe ripartire da centrocampo. Sta già arretrato. Real San Felice in azione. Gruppo Giovani Banzano 1, Real San Felice 0. Nerazzurri che spazza il pallone via a centrocampo per Giarletta. Lancio oltre il centrocampo. Intanto la tribuna Montepiletto è coperta di nero azzurro, come si evince dalle immagini. Rimessa laterale. De Maio. Palla fermata, sfera fuori. Pallone in out. Bravo lavoro, ottimo da parte di Bagnana. Rimessa laterale. I nerazzurri in azione possono raddoppiare il risultato. Bagnana. Pallone in area di rigore. Sfera per Natale che perde palla. De Stefano. Tiro finale, pallone alto sulla traversa. In azione ancora il Real San Felice, pallone per Iallo, nerazzurri che spazzano il pallone via. Ancora Iallo, poi Lanzara, poi di nuovo Russo, il cross in area di rigore. Attenzione, pallone che sfiora il pareggio, la squadra del Real San Felice, ed è punto corner. Dalla bandierina c'è Musella che cerca di piazzare la palla al centro. Musella nelle immagini. Il sinistro di Musella, pallone in area di rigore. Lanzara ci prova, però l'arbitro fischia un fallo avvenuto all'interno dell'area di rigore. Lancio a centrocampo. Nerazzurri in azione. De Maio. Pallone per Natale. Natale in area di rigore, però interviene il giocatore Angelo Faggiano che difende a spada tratta il pallone e ottiene un fondo area. Nerazzurri in azione. Bravissimo, molto bravo Natale. Offre lo spazio per Mario Faggiano. Troisi, tiro finale, vicino al gol. Grande azione, degna di nota. Tiro finale di Troisi, vice capitano. Stava realizzando il raddoppio. De Stefano. In azione Mario Faggiano, tiro cross in area di rigore, blocca Giarletta.
Diallo sul pallone, sfera per Toma, sfera per D'Amore, il cross Real San Felice che però non riesce a penetrare in modo incisivo in area di rigore. C'è un fallo, punizione secondo l'arbitro. Anche qui ci sono delle ammonizioni, ricordiamo che durante la partita c'è stata un'altra ammonizione precedentemente i 20 minuti. Punizione per il Real San Felice che ci prova quando ormai ci avviamo verso la fine del primo tempo. Ci prova il Real San Felice. Sul pallone c'è Musella. Vediamo cosa succede. C'è una barriera formata da 5 giocatori, 4 giocatori. Vediamo lo sviluppo di questa punizione quando il risultato è fermo sull'1-0 a favore del gruppo Giovani Banzano. Tiro finale, pallone alto sulla traversa. Fondo area. Ha tirato Russo la punizione. Il lancio. Pallone per i nerazzurri con Fagiani in azione, ma di nuovo in avanti il Real San Felice. La sfera in area di rigore, ci prova il Real San Felice con Lanzana che perde palla. Poi attenzione, c'è uno scontro. Lancia in profondità. Sarà che però viene fermata, palla che viene fermata, ed ecco Ialo sul pallone, perde palla, Fagiano attacca, di nuovo il Nerazzurri in azione. Fallo, punizione. Pallone in area di rigore, sfera ribattuta da Capriolo ed ecco i nerazzurri che avanzano, sfera per De Maio, Capriolo, Tecco, di nuovo in avanti i nerazzurri, sfera che termina fuori. Finisce il primo tempo, gruppo Giovani Banzano 1, Real San Felice 0, grazie all'attenzione su telesport.net.